Compito della politica è anche quello di sostenere le imprese, nella fattispecie le piccole imprese, che spesso rappresentano la vera e propria anima dell'economia a livello locale. Per questo a Catanzaro si è svolto un incontro per discutere di microcredito e di sostegno alle imprese. Dare vitalità, dare presenza e contezza alle piccole imprese significa fare sviluppo, significa fare anche occupazione. È questo che è emerso da questo incontro e soprattutto la necessità che lo sportello del Comune sia di supporto ai cittadini mediante i nuovi strumenti di accesso al microcredito. Ci sono stati dei dati per quanto riguarda l'Ente Nazionale del Microcredito estremamente significativi e importanti, con un'inversione di tendenza sulla nascita delle piccole imprese che hanno dato anche qualche migliaio di nuovi occupati. I dati dello sportello di Catanzaro, fatti vedere dall'amministrazione comunale e in particolare dall'assessore Danino Russo, vanno in questa tendenza. Nuove piccole aziende che hanno portato un certo livello occupazionale. Lo sportello del microcredito è stato aperto lo scorso aprile e già oggi abbiamo dei numeri significativi. 46 imprese sono state create nell'arco di 6 mesi, dando posti di lavoro a 119 soggetti. Questo è un risultato importante che ci fa comprendere come uno strumento di finanza sostenibile possa dare la possibilità a quei giovani che vengono definiti non bancabili, ma non bancabili non perché abbiano dei problemi con le banche, ma perché non hanno delle garanzie.